Buongiorno, oggi parliamo della tape card SD che mi è stata regalata da Vincenzo Santoro di Wilmar.it. La tape card SD che mi è stata regalata è una versione particolare. È un'interfaccia che si collega alla porta del dataset del Commodore 64 e consente di caricare molto velocemente i file in formato PRG, TCRT e anche TAP che sono presenti su una scheda di memoria micro SD. Rispetto a Tapuino, che emula il dataset e carica i file con estensione TAP, mantenendo anche le tempistiche di un normale dataset Commodore, la tape card SD carica i file in più formati e il caricamento è molto più veloce. A differenza della tape card senza SD, che aveva solo una memoria interna, come dice il nome, la tape card SD è dotata di connettore per schede di memoria SD. Inoltre, la tape card SD che mi ha regalato Vincenzo Santoro è diversa rispetto al progetto open source di Kim Jorgensen, il creatore della Kung Fu Flash. Infatti, consente il caricamento anche dei file TAP, che la tape card SD di Kim Jorgensen a oggi non ha. Avevo realizzato un paio di video sulla Kung Fu Flash di Kim Jorgensen, l'interfaccia che si collega alla porta d'espansione del Commodore 64. Li trovate sul mio canale YouTube. In questo video tutorial vediamo come utilizzare la tape card SD di Wilmar.it, partendo dalla scelta dei file da mettere su micro SD. Vediamo come formattare la micro SD e come caricare dei giochi e dei programmi sul Commodore 64 utilizzando questa tape card SD. Ho provato la tape card SD con diverse schede di memoria micro SD, da 8 GB, 16 GB e anche 32 GB, senza problemi. Iniziamo a scegliere, tramite un PC, i file da copiare nella scheda di memoria micro SD. Sul mio sito www.valoroso.it c'è una pagina contenente migliaia di giochi e programmi per il Commodore 64 in diversi formati. La pagina è protetta da password. Pubblico regolarmente sul mio gruppo Facebook, sul canale YouTube e su Instagram e sugli altri social network l'indirizzo da digitare e la password. La pagina è un po' lenta da caricare. Bisogna attendere sino a quando non si forma il testo della ricerca in alto a destra della tabella. Dopo l'attesa, è possibile digitare il nome di un gioco o un programma da caricare. Scarichiamo Ghostbusters, il gioco dell'Activision del 1984. Poi, scarichiamo anche Pac-Land. Sono due giochi di prova, anche piuttosto pesanti da caricare per il Commodore 64. Infine, scarico anche il test diagnostico per il Commodore 64. Oltre ai file PRG, possiamo cercare su internet anche dei file TAP. Al momento non ci sono dei file TAP presenti nel mio archivio, ma si possono facilmente trovare su diversi siti. Io ne ho già qualcuno. Infine, sono curioso di vedere come funzionano i file TCRT, che sono file d'immagine dei contenitori, che possono includere diversi programmi e giochi. Tutti i file che abbiamo scaricato si trovano nella cartella dei download del PC. Ho anche messo un paio di file TAP di prova, oltre ai PRG che abbiamo scaricato. Relativamente ai TCRT, si trovano all'interno di cartelle compresse zip. Li estraiamo prima di copiarli nella memoria micro SD. Possiamo rinominare questo file che contiene lettere maiuscole. Se mettiamo tutte lettere minuscole, sarà migliore la visualizzazione dei nomi su Commodore 64, dato che inverte le lettere maiuscole con le minuscole. Inseriamo la scheda micro SD nel PC.
molto probabilmente avrete una porta per schede SD, per cui vi occorrerà un adattatore come questo. Ora formattiamo la memoria microSD. Sul mio computer è identificata con la lettera I, ma nel vostro computer potrebbe essere identificata con un'altra lettera. La formattiamo in formato FAT32. Un po' di pubblicità al mio sito. Se la tape card SD non riesce a leggere una scheda di memoria microSD, prima di desistere provate a formattarla con un cellulare Android come scheda di memoria esterna. A questo punto possiamo copiare nella scheda di memoria microSD i file che abbiamo scaricato prima. Per vedere come si comporta la tape card SD con le directory, possiamo anche creare delle cartelle in cui andremo a spostare i file. Anche i nomi delle cartelle possono essere scritti tutti in minuscolo per vederli scritti in maiuscolo sul Commodore 64. Sulla pagina GitHub della tape card SD di Kim Jorgensen c'è scritto di copiare il file browser.prg all'interno della cartella principale della scheda di memoria microSD. Con la versione della tape card SD che mi è stata regalata da Vincenzo Santoro di winmar.it, questo file non è necessario, infatti il browser si carica anche senza scheda microSD inserita nell'alloggiamento. Ecco, adesso i nostri file sono ben organizzati. Proseguiamo il video tutorial. Possiamo rimuovere la scheda di memoria microSD dal PC per inserirla nella tape card SD. Con il Commodore 64 spento, inseriamo la tape card SD nella porta del tape. Quando la inseriamo, prestiamo attenzione a infilare la cartuccia nel verso corretto. Cerchiamo di inserirla delicatamente per non spezzare la scheda madre del Commodore 64. Inoltre, la spingiamo premendola dal circuito stampato centrale, quello che è più rigido perché è vincolato al connettore Edge della porta del dataset. Ah, se il video vi piace, lasciate un like che mi fa piacere! E se ancora non siete iscritti, potete iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Il Commodore 64 deve rimanere spento, anche se desideriamo cambiare la scheda di memoria microSD della tape card SD. Leo ci aiuta a caricare con la tape card SD i file che abbiamo copiato in precedenza sulla microSD. Misuriamo anche il tempo di caricamento di ciascun file. Accendiamo il Commodore 64? No, dai, non ci credo! È successo anche nel video dell'Atari 1040 ST. Il computer si è avviato normalmente. Per caricare il menu della tape card SD bisogna premere Shift Run Stop, Commodore Run Stop oppure digitare Load e premere Return. Quando il computer mostra la scritta Found Tape Card Browser, se non avete voglia di attendere altri secondi, potete premere la barra spaziatrice sulla tastiera del Commodore 64. Il menu con i file disponibili si carica dopo pochi secondi. Navigare tra i file è molto semplice. Con le frecce cursore ci si può spostare da un file all'altro. Con Return si può entrare in una cartella oppure caricare un file. Iniziamo a caricare il test diagnostico che abbiamo scaricato prima. Si trova all'interno della cartella Diagnostic. È un file PRG da 18 KB e impiega circa 3 secondi a caricarsi. Il programma si è caricato correttamente. Avete notato la velocità? Un file da 18 KB con un vero dataset Commodore 1531 C2N senza turbo load a 50 byte al secondo ci avrebbe impiegato circa 6 minuti. Spegniamo e riaccendiamo il Commodore 64 per caricare il gioco Ghostbusters dell'Activision. Utilizziamo la stessa procedura di prima. Premiamo Shift Run Stop, Commodore Run Stop oppure digitiamo Load e premiamo Return per caricare il menu. Poi la barra spaziatrice per evitare l'attesa e infine scegliamo il gioco da caricare. Durante il trasferimento dei dati, un LED sulla tape card SD lampeggia.
Il gioco Ghostbusters è un file PRG di circa 45 KB e ci impiega 6 secondi a caricarsi. Quando vediamo lampeggiare lo schermo in questo modo, in realtà il gioco è già caricato, infatti il LED della tape card SD non lampeggia più. Dobbiamo comunque attendere ancora qualche secondo, ma questa attesa non è da considerarsi tempo di caricamento. Direi che i giovani d'oggi non sono abituati alla sintesi vocale degli anni 80. Proviamo ancora un altro file PRG, Pac-Land. È un gioco di circa 50 KB e impiega 6 secondi per caricarsi in memoria. Anche in questo caso dobbiamo attendere qualche altro secondo dopo il caricamento del gioco. Ora è il momento dei due file TAP che abbiamo scaricato prima. Iniziamo con Ace 2, il simulatore di volo. Il file del gioco è piuttosto pesante, circa 615 KB. Il caricamento del file TAP è piuttosto lento. Il gioco ci impiega circa 4 minuti e mezzo per essere trasferito in memoria. Carichiamo Turrican 2, un file TAP di oltre 2 MB. Il gioco parte in circa 4 minuti, ma in effetti è stato caricato solo il primo livello. Ci vorrà dell'altro tempo per caricare gli altri livelli quando superiamo il primo. Anche se ho caricato questo gioco come esempio, la tape card SD è raccomandata solo per giochi TAP a caricamento singolo, non avendo i pulsanti per il controllo del tape. Infatti, se si perde la partita, il computer richiede di spostare il nastro a 0 e poi avanti al numero 28 del contatore, ma non ci sono tasti sulla tape card SD per fare questa operazione. Per il caricamento dei file TAP sono raccomandati altri tipi di adattatori, come ad esempio il TAPWINO. Ad ogni modo, possiamo notare come il caricamento dei file PRG sia decisamente più veloce rispetto a file TAP. Ok, sono curioso di vedere come sono fatti i due file TCRT che abbiamo scaricato prima. Proviamo Tape Devil 2. Il menu della tape card si carica in 2 secondi. All'interno del menu ci sono una serie di programmi e utilità. Carichiamo CCGMS 2017. Ci mette 2 secondi a caricarsi. CCGMS è un terminale per connettersi alle BBS tramite un modem Wi-Fi. Avevo già scritto degli articoli a tal proposito. Li trovate sul mio sito internet www.valoroso.it. Avevo utilizzato CCGMS anche per collegarmi all'impianto domotico della mia abitazione. Avevo realizzato un paio di video a riguardo. La seconda immagine TCRT che carichiamo è War 64. Anche in questo caso il menu si apre in 2 secondi. War 64 contiene davvero tanti giochi. Proviamo a caricare il gioco OutRun, una gara di automobili con una Ferrari Cabrio. Si carica in circa 4 secondi. Nonostante i suoni strani, OutRun si è caricato bene. Bene, spero che anche questa video recensione vi sia stata utile. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like che mi fa piacere. Abbiamo visto dove trovare file da copiare su microSD, come formattare la scheda di memoria e come caricare velocemente giochi e programmi su Commodore 64. Io preferisco i file PRG e TCRT rispetto ai TAP, perché sono molto più veloci.
Voi preferite la velocità o l'attesa? Fatemelo sapere nei commenti. Per essere avvisati quando pubblicherò altri video, esperimenti e recensioni relativi a retrocomputer e elettronica vintage, vi invito a iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche. Un saluto da Amedeo Valoroso e anche da Leo.